La guerra in Ucraina oramai ha fatto evidenziare tutti i grossi meccanismi che ci sono nel mondo, dove le grandi potenze, diciamo così, a tavolino programmano gli interventi su larga scala per poter gestire il potere sul mondo, non tenendo presenti i diritti di tutti i popoli, ma soltanto i propri interessi. In questo campo la guerra dell'Ucraina ha messo in risalto tutta l'operazione che la NATO ha fatto e sta continuando a fare per mettere in crisi la Russia, in crisi anche la Cina, per garantire la propria supremazia economica nel mondo. Chiaramente la NATO, sappiamo, è attrazione americana, dove c'è il centro del capitalismo, del neocapitalismo, che ha sempre fatto danni e continua a fare danni, soprattutto nei confronti dei paesi più deboli, nei paesi del terzo mondo. E dato che c'è questo progetto, è chiaro che nessuno vuole che la guerra in Ucraina finisca, perché la NATO non ha nessun interesse a lavorare per la pace, perché la NATO piano piano ha cercato di accerchiare la Russia, cercando di metterla in crisi economicamente, e continua su questa linea, non ha nessuna intenzione di fermarsi. Del resto stiamo vedendo che già ci sono dei messaggi lanciati anche alla Cina per quel che riguarda la situazione di Taiwan, perché anche lì la NATO, soprattutto gli Stati Uniti, avendo fatto l'accordo con l'Inghilterra e con l'Australia, cui hanno venduto i sommergibili all'energia atomica, vogliono gestire anche quella zona del Pacifico, in maniera particolare la Cina, per imporre appunto la loro supremazia economica. Allora, quando si lavora da questo punto di vista, è chiaro che noi non possiamo pensare di vedere queste nazioni lavorare per la pace. Ora, chiaramente dall'altro lato c'è la Russia che ha reagito occupando l'Ucraina, ma anche la Cina sta incominciando a dire qualcosa contro questo tipo di politica che la NATO sta portando avanti. Nessuno dunque vuole far fermare le armi. Tra l'altro, ci sono i venditori e i produttori delle armi che non hanno nessun interesse a che la guerra finisca, perché finirebbero anche i loro guadagni e i loro interessi economici. Ma c'è ancora da dire che i vari capi del popolo, eccetera, non è che stiano lavorando per portare avanti un discorso di diplomazia, per realizzare la pace, eccetera. Ecco perché tutti gli appelli di Papa Francesco cadono nel nulla, perché nessuno ha interesse a fermare questa guerra, perché ognuno la vuole vincere per costringere l'altro a mettere in crisi l'altro economicamente. E quindi, al di là delle chiacchiere che vengono vendute, vediamo che ancora una volta la guerra si fa per motivi economici, di supremazia economica da parte di alcuni contro gli altri. Poi ci sono gli slogan che si lanciano, ma a questo siamo abituati. Anche quando ci sono state le grosse violenze in America Latina da parte del capitalismo, sempre c'è lo slogan, si diceva la difesa della democrazia, la esportazione della democrazia, i diritti umani, eccetera, eccetera. Cioè tutte chiacchiere che cercavano poi di nascondere le tragedie e gli eccidi che si facevano. Si parlava di diritti umani e poi si ammazzavano le persone. Pensiamo al Brasile, dove oggi si stanno cercando di eliminare gli indigeni dall'Amazzonia, e li si ammazza. Si ammazzano i leader indigeni che difendono l'Amazzonia. Però si dice che si vuole difendere il progresso, eccetera, eccetera. Allora ecco che di fronte a questa guerra, invece di schierarsi da una parte e dall'altra, dobbiamo schierarci dalla parte della pace. Bisogna dire alla NATO di stare a casa sua, perché la NATO è un'associazione
armata aggressiva e noi non possiamo accettarla e sostenerla, anche come governo italiano. Il governo italiano sbaglia a sostenere tutto quello che la NATO sta facendo in questi tempi. Noi cittadini dobbiamo capire che dobbiamo far sentire la nostra voce, anche in vista delle elezioni dobbiamo saper scegliere, in modo che anche l'attuale nuovo governo che si è eletto possa muoversi in una direzione di pace, di rispetto di tutte le nazioni, di tutti i popoli, e possa e sappia lavorare per realizzare una pace che significhi rispetto di ogni nazione, rispetto dei diritti di ogni nazione, che significhi poi portare avanti una politica che sia mediazione, che sia confronto, che sia impegno per realizzare rapporti di commercio, di interscambio commerciale nel rispetto dei diritti di ciascuno e non con la nascosta volontà di mettere in crisi l'altro per poterlo mettere sotto economicamente, per poterlo sopraffare economicamente, allargare e diffondere la propria economia a scapito di questi altri. Queste sono le logiche che la guerra in Ucraina ha fatto evidenziare. Sì, sì, si sapevano queste cose, ma la guerra in Ucraina l'ha fatta venire allo scoperto. Tutto il mondo ha potuto vedere cosa c'è dietro questa guerra, quali sono stati gli interessi e quali sono state anche le manovre sporche con le quali questi interessi si sono difesi. L'augurio è che realmente prendiamo atto e coscienza di questi meccanismi e sappiamo ostacolarli per quel che siamo capaci di fare.